E a proposito di buoni sentimenti positivi e propositivi, 3 e 36, un'altra possiamo dire spina nel cuore che ti affligge e che ha afflitto l'intera Italia. Assolutamente sì, abbiamo voluto fortemente questa canzone e questa canzone, questo CD è stato realizzato con un unico scopo: aiutare le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto, terremoto che ha colpito la mia terra, perché io sono di Rieti e Amatrice è soltanto a 30 km da noi ed è provincia di Rieti, per cui abbiamo inteso con la Vocal Sound Edizioni di Pesaro poter realizzare questo album. È stata scritta da un grande autore, da Gianni Drudi di Pesaro, e anche questa pensa in una notte. Penso che la notte porti tanto vero, consiglio agli autori e a chi scrive, perché magari di notte nel silenzio si sente più ci forte si il cuore, magari di più. Sì. Alessio, vogliamo allora dire il titolo? Intanto facciamo vedere il CD. Ecco qui, 3:36. Il titolo è 3:36. Monica Cherubini. Quella notte facevo sogni che andavano oltre il cielo e il mare. Mille progetti da realizzare, avanti diritta per questa vita. Ma quel minuto cambiò la storia, porto l'inferno su questa terra. All'improvviso crollava il mondo, il terremoto mi svegliò. Rimane solo una preghiera e tutto il resto è crollato giù. Ferma, sepolta qui, non mi muovo. Ai figli miei pensaci tu. Un cane che cerca il suo padrone, sente l'odore c'è più, non può finire così una vita, non ci lasciare caro Gesù. Attorno a me solamente le pietre, un albergo, una scuola dove c'è vita, ma la speranza non è finita, no. Una nonna, una bimba piangono ancora. L'orologio fermato alle 3:36. Dammi la mano, ma tu non ci sei. L'anima mia ora vola nel vento, da quando il mio cuore lì si spezzò. Rimane solo preghiera e tutto il resto è crollato giù. Ferma, sepolta, qui non mi muovo. Ai figli miei pensaci tu, pensaci tu. Un cane che cerca
padrone. Sento l'odore, ma lui, lui non c'è più. Non può finire così una vita. Non ci lasciare, caro Gesù. Fa sempre un effetto molto forte su di noi riascoltare questa canzone e soprattutto rivedere quelle immagini e quel video, molto molto toccanti. Grazie Paolo. Grazie, grazie Monica Cherubini.